Benvenuti e bentrovati a questo appuntamento con gli item di impresa di Confartigianato Varese. Oggi è un appuntamento importante perché andiamo a indagare un argomento strategico, direi fondamentale per un'impresa, un argomento che spesso credo sia oggetto di discussione anche all'interno delle aziende e sul quale molto probabilmente è difficile arrivare a trovare una conclusione, una definizione, una certezza. Bene, proveremo a trovarla invece oggi insieme a Stefano Chiarazzo, consulente di reputazione aziendale e comunicazione digitale. Ben arrivato Stefano, grazie di essere qui con noi oggi. Grazie a voi, grazie a te Sara, buongiorno a tutti. E in questa seduta a pranzo cerchiamo un po' di stare bene insieme, insomma, cercare di parlare di questo tema che effettivamente è molto, molto caldo. È un tema caldissimo perché, come sapete, la reputazione aziendale può essere un vettore di molte cose, tra le quali ovviamente la cosa più importante che è il business, ed è di questo che poi ci arriveremo ad occupare in questo percorso che andremo a fare, in questa chiacchierata che è un po' un percorso che andremo a fare con Stefano, di modo da riuscire a fornirvi tutti gli strumenti necessari per poi andare in azienda ad applicare quanto ci siamo detti. È così, Stefano, daremo tutti gli strumenti, giusto? Assolutamente, Perfetto. un bel Allora, percorso che faremo insieme. partiamo subito dalle fondamenta, cioè qual è il concetto di reputazione oggi e come si applica alle imprese? Allora, guarda, il concetto è molto semplice poi in realtà, poi è difficile sicuramente, come vedremo, costruirsi una reputazione, però di fatto, spiegandolo in maniera semplice, è la somma di quelli che sono i giudizi, le opinioni, le esperienze, i punti di vista sulla nostra impresa. Quindi sostanzialmente considera che la reputazione cambia di continuo, quindi la reputazione va monitorata, è un qualcosa che cambia nel tempo e tra l'altro anche questa è una brutta bestia perché ha questo vizio di cambiare anche all'interno dei differenti gruppi sociali. Quindi poi concretamente che cosa, se abbiamo una buona reputazione, qual è diciamo il vantaggio, no, per la nostra impresa? È che i differenti stakeholder, detto all'inglese ma in italiano gli interlocutori sociali, no, con cui noi abbiamo a che vedere ogni giorno, ci supporteranno più o meno bene. Okay? Quindi sostanzialmente ci concederanno quella che viene chiamata tecnicamente la licenza di operare. Quindi di fatto l'impresa avrà modo di operare più facilmente o più difficilmente sulla base proprio della propria reputazione. Quindi giusto per fare dei casi concreti, no? I dipendenti avranno voglia di ogni giorno, no? Si alzeranno al mattino, saranno felici di lavorare per noi? Quindi sostanzialmente in quel caso avremo il loro supporto e questo sarà dato proprio dall'esperienza, dalle opinioni, da quello che si diranno anche l'uno con l'altro tra loro. Oppure i media, no? I giornalisti, le varie testate parleranno bene di noi? Beh, dipenderà da quello che facciamo e anche da come lo raccontiamo, e questo ne parleremo abbondantemente in seguito. Ma mille altre cose, parleremo anche di tutto ciò che riguarda anche la nostra capacità di creare relazioni, perché per esempio le istituzioni, i vari governi a livello appunto italiano, locale, o internazionale, qualora noi ci proponiamo sul mercato internazionale, poi quando andranno a decidere, legiferare, no, cercheranno in qualche modo di prendere in considerazione anche i nostri punti di vista. Quindi quello cosa significa? Che se siamo stati bravi, ci concederanno una possibilità di lavorare al meglio, no? A noi, ma poi anche al nostro settore. Per questo, per esempio, altri stakeholder sono le associazioni di settore, come questa, no? Quindi la possibilità anche di lavorare in maniera congiunta, essere comunque veramente un team, no? Anche nei confronti proprio dell'esterno. Eh sì, è importante, soprattutto perché coltivare una buona reputazione effettivamente apre nuove porte, no? Questo mi pare che sia il senso di quello che ci ha detto Stefano. Però che importanza ha iniziare a porsi questo problema, quindi a coltivare una buona reputazione e come si fa? Cioè, quali sono le strategie, quali sono i driver che guidano la reputazione di impresa? Perché spesso per un imprenditore dice va bene. Io voglio a tutti i costi costruirmi una buona reputazione. Da dove comincio? Ah beh, certo.
Allora, guarda, di fatto è ormai chiaro, nel senso che prima questo era, diciamo che c'era la parte, se vogliamo, commerciale, no? Della testa di un manager, ma anche di quello che è l'approccio di un'impresa, che era molto focalizzato sull'aspetto commerciale. Adesso ci si è resi conto che effettivamente anche la reputazione business, proprio per quello che ci siamo appena detti, è chiaro che se appunto noi abbiamo una buona reputazione. Tu parlavi di opportunità, sicuramente avremo maggiori opportunità di business, ma anche saremo in grado di superare più facilmente quelli che saranno dei momenti negativi. Anche qui, prima avevamo parlato di licenza di operare, no? Introduciamo un altro concetto, che è il cosiddetto beneficio del dubbio. Quindi nel momento in cui abbiamo una buona reputazione e ci sarà un momento un po' negativo, no? Da un punto che rischia di rovinarla questa reputazione, se noi avremo lavorato e saremo stati in grado, mattoncino su mattoncino, a costruire una buona reputazione, poi la reputazione non è che frana di colpo, no? Ci verrà concesso il beneficio del dubbio. Ma come? Caspita, questa azienda ha lavorato fino a ieri benissimo e di colpo succede questo? No. L'azienda continua a lavorare bene, c'è stato magari un errore di percorso. Quindi Perché sostanzialmente. si dice che la reputazione sia fragile come un cristallo, no? In realtà lo è perché in molti casi diciamo che c'è il più grande investitore di sempre, no? Warren Buffett, quello che dice è ci vogliono anni per costruire la reputazione, poi magari bastano pochi minuti per distruggerla. Allora, è vero nel senso che per errori gravi ci possono essere anche conseguenze gravi. La verità, ripeto, che se siamo bravi a mettere quei mattoncini tutto uno sopra l'altro, riusciremo comunque il nostro business a fondarlo su appunto fondamenta solide, no? Quindi comunque la reputazione difficilmente cala a zero. Sicuramente calerà, ma se poi riusciremo ad apportare per tempo molto velocemente, questo è fondamentale, essere molto connessi anche con i nostri stakeholder, significa che saremo anche in grado di reagire più velocemente e utilizzare anche quelle che sono le relazioni che abbiamo costruito, come si dice, in tempo di pace, quando le cose vanno bene. Per poi riuscire a fare in modo che appunto la reputazione, dopo un periodo sicuramente di calo, poi possa piano piano risalire. Di esempi ce ne sono tantissimi, mi possono venire in mente da Volkswagen a Barilla, cioè casi comunque storici, no? Che conosciamo Storici, molto sì. bene e che comunque sono aziende che poi hanno recuperato appunto la loro reputazione come rimboccandosi le maniche, ma anche facendo affidamento su una reputazione precedente che comunque è una reputazione appunto solida. Però arrivo alla tua domanda, come si fa oggi a costruire una buona reputazione? Allora, adesso diciamo, stiamo ancora nel mezzo di un periodo un po' complesso, no? Gli ultimi 2 anni sicuramente ci hanno resi tutti molto più sensibili a quelli che sono i cosiddetti ESGs. Queste sono 3 parole chiave che per quanto riguarda diciamo, un approccio corretto aziendale e di conseguenza anche quella che sarà la nostra reputazione, diventano sempre più centrali. Allora, ESGs, cioè la E sostanzialmente è environment, l'ambiente. Poi c'è la S, social, e infine la G, che è la governance. Quindi sostanzialmente questi sono i 3 aspetti più importanti che dove veniamo di fatto giudicati. E allora, sostanzialmente, ambiente, come siamo in grado, no? Si parla tanto di sostenibilità, no? Molte volte sembra veramente più un tentativo di greenwashing, come si dice, no? Quindi il Assolutamente. cercare in qualche modo, perché abbiamo avuto un problema, di colpo ci rendiamo conto che l'ambiente è importante, cerchiamo di rivedere determinate cose, ma siamo veramente di frettissima e quindi è chiaro che diciamo, diciamo, il nostro contesto sociale non è pronto a ricevere una comunicazione, no? Di un certo tipo. Quindi anche lì comunque. Anche tutto l'aspetto ambientale, no? Di sostenibilità ambientale deve essere dimostrata con i fatti, ma nel tempo, no? Quindi anche lì tassello su tassello, mattoncino su mattoncino. Quindi sostanzialmente questo è l'aspetto ambientale. Poi c'è l'aspetto sociale. L'aspetto sociale ha a che vedere con 2 ambiti. Uno è l'ambito interno, quindi sostanzialmente il cosiddetto workplace, il luogo di lavoro. Quindi di fatto essere dei bravi datori di lavoro,
Quindi in qualche modo è creare anche un contesto all'interno della nostra azienda, piccolo o grande che sia, dove siamo in grado comunque di creare un luogo di lavoro comunque piacevole, portando ai nostri dipendenti dei benefit, no? Che siano positivi, sia da un punto di vista vero e proprio di lavoro, di carriera, ma anche con il cosiddetto work-life balance, dove spesso si zoppica un po'. Quindi sappiamo, per esempio, ritornando a questo ultimo periodo, che molte aziende hanno scoperto il lavoro, chiamiamolo da remoto, perché poi chiamarlo smart non per tutti. È troppo grossa come parola in alcuni casi, sì. Anche questo è importante. E dall'altra parte, però, non è solo il fatto di essere bravi datori di lavoro, che è importantissimo, poi parleremo anche di territorio, no? Quindi importantissimo anche a livello locale, perché veniamo visti come un punto di riferimento da quel punto di vista, ma anche la parte proprio di bravi cittadini, quindi sostanzialmente portare avanti tutta una serie di attività anche nel sociale, perché di fatto noi sul territorio siamo dei punti di riferimento. Spesso, sempre di più, i cittadini chiedono alle aziende di andare a colmare dei gap dove magari i governi, le pubbliche amministrazioni, le istituzioni in generale non sono in grado, no, di rispondere a quelle che sono le aspettative e le esigenze dei cittadini. Purtroppo spesso capita. E allora le aziende devono prendere coscienza, la gran parte ormai ce l'ha questo tipo di coscienza, che comunque hanno un ruolo importante, no? Rispetto ai vari gruppi sociali con cui interagiscono. Infine c'è una parte determinante, che è la parte di governance. Che cos'è la governance? Sostanzialmente è quello che è il vero e proprio governo della nostra azienda, che parte da ovviamente dalla leadership, quindi da quelli che sono, diciamo, le linee guida, la cultura aziendale che viene in qualche modo rappresentata e promossa dai manager, ma soprattutto dal modo di operare dell'impresa, quindi quelli che sono i veri e propri processi aziendali, quello che è proprio l'approccio quotidiano al lavoro. Tutto questo è un po' legato ad un'altra parolaccia in inglese che stiamo scoprendo da poco in realtà in maniera allargata, ma che esiste da sempre, è il cosiddetto purpose. Che cos'è il purpose? Sostanzialmente è lo scopo per cui un'impresa è nata, è quella per cui ogni impresa dovrebbe operare ogni giorno al meglio sul mercato, per creare il cosiddetto benessere diffuso, no? Quindi non solo portare profitto, ma portare, l'hai capito un po' anche da quello che ho detto in precedenza, un benessere che sia effettivamente diffuso. Quindi l'aspetto etico, la trasparenza, operare nella piena legalità, sembra strano a dirsi, cioè uno dovrebbe farlo sempre, però abbiamo anche casi dove appunto c'è chi è cascato, no? Su queste i pilastri così importanti. Su quello abbiamo gli occhi puntati, da parte di tutti gli stakeholder. Quindi sicuramente se su questi tre pilastri lavoriamo bene, sicuramente possiamo portare appunto nel tempo, quindi in maniera sostenibile. Cosa significa? Nel lungo termine riusciremo a continuare a dimostrare il nostro valore sul mercato e a crescere in termini di business. Allora io lascio per ultimo un punto che secondo me è il punto più importante per quanto riguarda i driver, perché poi alla fine della fiera che cosa si aspettano le persone da noi? Persone qualunque esse siano, possono essere i nostri clienti o altri stakeholder che abbiamo anche citato prima, comunque ci ritorneremo piano piano su tutti gli stakeholder. Allora sostanzialmente cosa si aspettano? Dei prodotti e dei servizi che funzionino. Quindi in primis è lì che dobbiamo veramente fare la differenza. Perché siamo sul mercato? Perché siamo bravi a fare qualcosa, no? Ad offrire dei prodotti, offrire dei servizi. E abbiamo una certa particolarità di fatto che ci rende, non dico unici, ma comunque competitivi sul mercato. E allora tutto questo in primis dobbiamo riuscire a dimostrarlo con i fatti. Quello che dico sempre è che un bravissimo comunicatore, se un prodotto o un servizio non funziona, sarà difficile che riuscirà a valorizzarlo, perché caschiamo proprio su quello che è il cuore, no, di un certo. Comunicare il vuoto, il nulla. Comunichi il vuoto. Ma dobbiamo essere però bravi a comunicarlo, e questo è vero. E allora quindi, chiaramente, da lì in poi,
viene fuori un po' anche lì un qualcosa che stiamo scoprendo sempre di più, che si affianca al cosiddetto storytelling, no? Quindi la capacità di raccontare storie valorizzandole, no? Entrando in connessione anche emozionale, no? Con le persone. Ma in realtà sta diventando sempre più importante un'altra tecnica di racconto, che è il cosiddetto story doing, ovvero pensare meno agli orpelli, pensare meno alla costruzione vera e propria, no? di una narrativa, no? Che sia efficace, no? Anche da un punto di vista vero e proprio pubblicitario. Lo story doing è un qualcosa dove andiamo a fare le cose e le raccontiamo in tempo reale. Questo è estremamente importante se ci pensi, se ripercorriamo un po' quello che ci siamo detti sulla parte di trasparenza, di rendere, di aggiornare i nostri stakeholder, di tenerli comunque costantemente, no? nel loop, insomma, di quello che noi andiamo a fare, e per fare in modo anche che in qualche modo abbiano voglia di seguirci, no? Di supportarci, come ci siamo detti. E allora ecco che appunto il riuscire a comunicare per tempo, in maniera veloce, spesso è più importante rispetto che comunicare in una maniera bella esteticamente o no. Quindi vediamo che soprattutto nella comunicazione corporate, nella comunicazione B2B, spesso è la velocità, no, che vince rispetto anche all'estetica, molto di più di quello che succede nel B2C. Quindi comunque le piccole e medie imprese lavorano, possono essere B2B o B2C, quindi parleremo di entrambi i mondi, però sta di fatto che effettivamente qualche piccola differenza ci può essere. Senti, abbiamo costruito grazie a te, a questa lunga chiacchierata che hai fatto, ma è che era doverosa, perché hai trattato tutti i punti che mi sembrano fondamentali, che noi tante volte in questi item di impresa abbiamo affrontato. Mi segue con costanza, si ricorderà di quante volte abbiamo ripetuto anche il termine ESG, quindi siamo come dire certi che tutto questo possa creare reputazione. Ora, io invece sono preoccupata di un'altra cosa, di come si possa perdere la reputazione, e quindi quando poi diventi difficile riconquistarla. Prima dicevamo la reputazione è un cristallo, cioè la reputazione è così fragile. Tu ci hai detto che in realtà la perdita non è verticale, ci possono essere degli elementi di salvataggio, aiutaci però un pochino a capire come possiamo mantenere, diciamo, il piccolo tesoretto che abbiamo conquistato con grande fatica attraverso tutto quello che ci hai raccontato. Guarda, la formula è molto semplice, dobbiamo sempre rispondere a quelle che sono le aspettative. Sostanzialmente promettere è importante, però è ancora più importante portare dei risultati. Quindi anche qua, per dire, io sto notando finalmente anche proprio un ribaltamento anche del paradigma comunicativo, cioè più che comunicare gli obiettivi, sempre di più si cerca di comunicare i risultati già portati, perché questo permette anche, no, comunque di dimostrare appunto il proprio valore. E quando le cose vanno male, perché normalmente abbiamo fatto l'esatto opposto, quindi abbiamo per esempio delle modalità un po' più frequenti sostanzialmente, qual è promettere, no, l'over promise, no, promettere più di quanto siamo in grado realmente di poter portare, no, come valore ai nostri clienti. Poi ovviamente ci possono essere anche degli errori, degli incidenti di percorso, quindi possono esserci per esempio delle dichiarazioni sbagliate magari da parte del management, ci possono essere dei comportamenti sbagliati magari da parte dei dipendenti o comunque della nostra filiera, perché non sempre è direttamente tutto sotto controllo. A volte può capitare più è lunga la filiera e più comunque ci possono essere degli errori. A volte ce ne andiamo un po' a cercare, a volte invece sono dei veri e propri... Arrivano da soli, esatto. Quindi, sì, esatto. Quindi è questo. Quindi, allora, io penso che tutti abbiamo visto, molti di noi, il caso proprio recente, no, dell'estetista cinica, no? Quindi... dove praticamente è stato fatto un po' un errore di calcolo sui punti fedeltà, quindi sostanzialmente promettendo in questo caso, facendo dei calcoli sbagliati, sono stati promessi degli sconti la cui somma, anziché 500.000 euro, era venuto 5 milioni di euro, qualcosa che ovviamente per l'azienda, che è un'azienda giovane, comunque si chiama Vera Lab, l'azienda, no? È ancora piccolina,
loro stessi, no? Si definiscono piccolini nel mondo cosmetico. E quindi comunque che cosa è successo? Lì c'era un rischio enorme, quel, sostanzialmente tu avevi promesso determinate cose ma che non eri in grado di mantenere. Ma perché è successo? È successo per un errore. E allora che cosa si fa in questi casi? Cioè, sicuramente quello che è successo è abbastanza da manuale, quindi sostanzialmente c'è Cristina Fogazzi, che è la titolare, ma è anche il volto, no, di questo progetto, ci ha messo la faccia anche questa volta. Quindi sostanzialmente è stata inviata una newsletter dove è stato spiegato che cosa è successo, ci si è scusati, e questo è estremamente importante. Quindi questo da parte dei manager, avere l'umiltà di ascoltare, no, quello che viene detto dalle persone, e poi reagire di conseguenza, ammettendo anche quando qualcosa non va bene, perché non siamo dei supereroi. Questo è un qualcosa che, quando c'è un problema, ferma subito tutto. Cioè, quando succede un problema, una tecnica importante è riuscire a fermare immediatamente quello che è il passaparola negativo. Quindi, anche se non abbiamo immediatamente una risposta da dare, è importante comunque temporeggiare, no? Quindi rispondere, poi parleremo di social media. Quindi sui social media è estremamente importante questo. Vai in qualche modo a dare una risposta ufficiale dicendo: comunque ci siamo resi conto che è successo qualcosa di inaspettato, errore commesso, andiamo a verificare, eccetera, eccetera. In questo caso è stato velocissimo verificare, appunto perché è un'azienda piccola, e quindi sostanzialmente dopo le scuse, dopo aver spiegato, è stata cambiata la valorizzazione, riportandola a quello che era il valore anche sostenibile da parte di un'azienda, certo, come appunto Vera Lab. Sai qual è stato il risultato? Che su 3.700 risposte, no, a tutti quelli che sono i contenuti, anche questa attività, ci sono state solo 15 reclami. Pazzesco, una grande vittoria reputazionale, una grande vittoria, che esiste di perfetta. È una grande vittoria, ed è quello che bisognerebbe fare. Cioè qui, come ci siamo detti, velocità nelle risposte, capacità di bloccare, no, subito quello che è una possibile problematica. E questo in realtà chiama per dei processi anche agili, aziendali. Guarda, quello che ti dico è che spesso si va molto lunghi nelle risposte, no? Ai nostri clienti, o ad interrompere. Ci sono 100 passaggi, no? Ci sono 300 passaggi, perché allora non sai da chi andare. Poi sembra che sia, è sempre un discorso, dai, lo scaricabarile, no? Cioè, non sono io, ma parla con lui, ma parla con lei. Allora, quindi è estremamente importante che ci sia comunque all'interno di tutte le imprese, ripeto, grandi o piccole che siano, sicuramente dei processi già ben pensati rispetto a possibili problematiche. Se possibile, perché mi rendo conto che nelle aziende piccole magari questo non è poi così facile, anche perché non siamo in 1.000 persone, ma comunque un comitato di crisi, cioè qualcuno che in qualche modo guidi il percorso, no? E si sappia sempre anche il chi fa cosa. Quindi sostanzialmente nella job description di Sara c'è anche il fatto che deve essere disponibile nel caso in cui succede questo e quest'altro. Ognuno con la propria expertise, con i propri ruoli e con le proprie anche responsabilità, no? Quindi e questo è un qualcosa. Quindi sicuramente i processi aiutano anche a sveltire questa cosa. Ma questo è importante che avvenga non solo quando abbiamo un problema, ma anche nella fase di approvazione, perché spesso le crisi reputazionali, sui social media in particolare, avvengono perché non c'è un processo di approvazione dei contenuti, no? Quindi magari il social media manager viene lasciato, che sia interno o esterno all'azienda, viene lasciato libero. Ok? Allora, in questo caso, specialmente quando parliamo di profili junior, si rischia effettivamente di fare degli errori. Ma allora tu non te la puoi prendere poi col social media manager. Cioè, in questo caso, lo scaricabarile, da un punto di vista reputazionale, non funziona. Devi anzi prendere coscienza che qualcosa non ha funzionato, ammetterlo ed eventualmente anche scusarti. Quindi ecco, questo è un tema che non tutti i manager ancora sono pronti ad affrontare. Manager e titolari anche in questo caso, perché stiamo parlando anche di piccole e medie imprese, quindi è ovvio che poi è anche il titolare che spesso deve metterci la faccia in prima persona. E credo che quanto ci hai raccontato sia fondamentale per capire anche il ruolo che la figura apicale deve rivestire nel momento della costruzione e del mantenimento, del salvataggio della Sì, reputation, no? assolutamente. Questo è un ruolo, questo, hai dato anche questo piccolo spunto che secondo me sul quale bisogna riflettere molto attentamente.
quindi sì. La catena tutto intorno, però poi alla fine scese in campo la mente. Sì. Io mi domando, tu l'hai accennato e quindi è particolarmente interessante capirlo, quanto i social media contino nella costruzione o peggio nella distruzione, perché poi tu stavi parlando del social media manager che se lasciato solo e si figura junior spesso può incorrere in qualche errore, quindi quanto contano i social, che sono veloci, sono rapidi, sono subito fuori, sono poi difficili da riprendere, da riagganciare, eccetera, eccetera, nella costruzione e nella gestione, quindi come sarebbe opportuno per un'azienda che venissero gestite queste pratiche? Allora, guarda, quando si pensa alla reputazione, oggi si pensa principalmente social media, no? Si pensa a questo, perché comunque sono i luoghi dove avvengono le conversazioni, ne abbiamo detto, comunque la reputazione l'abbiamo definita come la somma dei giudizi, delle opinioni, dei punti di vista, quindi sostanzialmente non è quello che pensa il singolo, ma quello che pensano, come ci siamo detti, i gruppi sociali. Sui social media si vanno un po' a aggregare, no? I gruppi sociali, anche grazie all'algoritmo, normalmente questo effetto... un po' di legato, no, ai nostri interessi, alle nostre interazioni, a quello che diciamo, no, ai nostri comportamenti, poi ci fa vedere anche sui social quei contenuti che sono più affini appunto al nostro modo di vivere, di pensare. Quindi sostanzialmente riuscire a studiare al meglio i nostri pubblici di riferimento, che siano B2C o B2B, comunque ci permette anche di pensare anche ai social media in una maniera un po' più strategica. I social media alla fine ci aiutano un po' su tutto, quello che è il cosiddetto funnel, no? Quel famoso imbuto dove sostanzialmente partiamo da una parte un po' più di notorietà, no? Dell'azienda, dei suoi manager, dei suoi messaggi, per poi andare piano piano ad entrare un po' di più. Già nel secondo step si parla della cosiddetta considerazione, no? Quindi il fatto che i possibili clienti, avendo un'esigenza, possono più o meno possono prendere o non prendere in considerazione, pur conoscendola, no? La nostra impresa, la nostra azienda. E allora lì entra in gioco che cosa? Entra in gioco l'esperienza dei singoli e quello che si dicono l'un l'altro, che quindi uguale reputazione. Da lì in poi, se appunto siamo noti, siamo credibili, siamo rilevanti, no? Quindi la nostra popolarità e reputazione è a livello giusto. Poi riusciamo ad arrivare all'altro step, che è quello della conversion, no? La conversione, che per quanto riguarda il mondo appunto aziendale potrebbe essere una conversione, un acquisto per quanto riguarda il B2B attraverso un e-commerce, il B2C attraverso un e-commerce. Per quanto riguarda il B2B, magari ecco, fissare una bella call con il nostro reparto vendite e a quel punto magari possiamo avere un cliente in più. No, che ci segue. Da lì in poi il funnel porta invece a al fidelizzare quelli che sono i nostri clienti attuali. E ancora lì torna in gioco, no, quella che è la reputazione, perché quello che saranno le esperienze dei nostri clienti portano poi anche, per esempio, che ne so, a pubblicare delle recensioni, a raccontare le proprie storie sempre sui social media e quindi diventare o dei nostri ambassador, no, i cosiddetti advocate, oppure dei nostri detrattori, perché in qualche modo parleranno male. Quindi ecco, arriviamo alla parte più interessante, perché effettivamente a quel punto avremo tutta una serie di ambasciatori, no? Che portano in qualche modo il nostro valore appunto in giro. Allora, io ti volevo portare, se sei d'accordo, anche qualche dato Devi. social media, perché è uscita proprio di recente una ricerca secondo me interessante, che va un po' a concretizzare quello che ci siamo appena detti, che è di S Newsgate Italia con Canuto Pizzigoni and Partners, e hanno fatto proprio una survey proprio con le aziende, in questo caso B2B, parliamo di B2B, e sostanzialmente hanno scoperto che, pensando proprio ai prossimi mesi, al prossimo anno, le aziende B2B investiranno principalmente quindi questa è proprio la loro priorità. Subito al primo punto ci sono i social media. Al secondo step, appunto, secondo punto c'è l'ufficio stampa, la pubblicità online, e poi c'è un punto che abbiamo già toccato, che è la lobby.
c'è la parte tutto il lavoro anche di rete e di influenza comunque rispetto ai pubblici, appunto, che possono concretamente impattare sul modo di fare impresa. Se entriamo, andiamo a sviscerare un po' di più il punto legato ai social network, è interessante, qui magari lo commenterei insieme, il fatto che appunto al primo posto abbiamo LinkedIn, ce lo potevamo aspettare perché è il mondo comunque business per eccellenza, no? Per quanto riguarda, è la community professionale più grande al mondo, no? Quindi sicuramente un 96% è qualcosa che è un plebiscito sostanzialmente, no? Al secondo posto, a pari merito, troviamo Facebook, YouTube, che però viene visto come un semplice repository, no? È dove vado a mettere i È miei così. video, non è una vera e propria, non viene ad oggi, pur essendolo, non viene trattato da tutti come un social media. YouTube è potenzialissimo anche da un punto di vista SEO, eppure ad oggi viene utilizzato come un semplice repository. Quindi abbiamo detto Facebook, YouTube, ma a pari merito c'è anche la newsletter. La newsletter è uno strumento che effettivamente sta diventando sempre più efficace. Perché? Perché lavoriamo su una community che abbiamo in qualche modo o stiamo provando a fidelizzare perché abbiamo richiesto noi stessi oppure appoggiandoci a una banca dati, una terza parte, abbiamo comunque una serie di persone che hanno concesso, no, la propria autorizzazione per ricevere la newsletter e che se noi siamo bravi a coinvolgere nel tempo con dei contenuti di valore, sicuramente questo farà reputazione, no? E la cosa strana, finisco, poi vorrei sentire anche il tuo parere, perché mi piace che sia anche una bella chiacchierata, c'è anche, poi arrivano Instagram al 59%, il blog al 42% e Twitter, fanalino di coda, al 41%. Che è un qualcosa che se vuoi un po' c'è un po' un rivale. Ci stupisce un pochino che Twitter sia lì così in basso, eh? Eh sì, un pochino sì. Siccome c'era il periodo in cui effettivamente Twitter, cosa che comunque mi sento di raccomandare in ogni caso, di continuare a fare, soprattutto in un mondo B2B, sostanzialmente su Twitter in ogni caso i giornalisti ci sono. Gli operatori magari del nostro settore ci possono essere, quindi è un qualcosa che probabilmente ha senso, no? Portare avanti insieme all'ufficio stampa e insieme a LinkedIn, sostanzialmente, no? Per E la mettere. cosa che colpisce un po', Stefano, è proprio la figura della newsletter, che è qualcosa che, diciamo, appartiene a un'altra epoca, no, rispetto ai social. E Sì. quindi questo mi stupisce un po' che si voglia ancora entrare nelle caselle mail delle persone per costruirsi una reputation e per costruirsi anche una conoscenza. Questo è significativo del fatto che gli strumenti poi vadano usati sempre insieme, no? In sinergia, nulla va buttato, il bambino non va buttato con l'acqua sporca, come si dice. Assolutamente. Ecco, No, e idea. questo mi pare un grande insegnamento che ci hai dato. I tempi purtroppo sono impietosi nei nostri confronti, però noi andiamo avanti quindi un pochino più rapidamente. Volevo chiederti Sì. che importanza, l'hai già detto prima, ma lo ribadiamo, il manager in un'azienda, di un'azienda nella costruzione, naturalmente, per quanto riguarda le PMI, nella costruzione di una buona reputazione, in Sì, questo caso. assolutamente. Innanzitutto mi tocchi un tema che mi è molto caro perché ho pubblicato proprio in piena pandemia, tra l'altro, un libro che si chiama proprio Social CEO per Franco Angeli, che si è. Consigliatissimo questo libro, tra l'altro. Grazie. E che sostanzialmente si occupa proprio di questo, di come costruire una reputazione digitale del manager, del titolare, sostanzialmente perché? Perché di fatto il manager a tutti i livelli diventa effettivamente un nodo, no, della rete, che sia una rete nella vita appunto reale o digitale, che sappiamo in realtà non sono due vite separate, è un tutt'uno sostanzialmente. E quindi il termine social CEO già risponde un po' alla tua domanda. Social CEO ha una doppia lettura. Sicuramente un CEO in questo caso, quindi l'amministratore delegato, ma ripeto, vale per tutti i manager, che ha una presenza sui social media. Ma poi anche e soprattutto un CEO che vive quello che è il proprio tessuto sociale.
Quindi di fatto che diciamo guadagna la sua reputazione tutti i giorni per quello che fa e per quello che dice, non solo, non più per il suo ruolo aziendale. Non basta dire sono l'amministratore delegato dell'azienda X per permettermi di guadagnare la reputazione, no, nei confronti di tutti i gruppi sociali. No, no, me la devo guadagnare tutti i giorni. E come me la guadagno? Me la devo guadagnare perché devo incarnare il cosiddetto purpose, lo scopo di cui parlavamo prima, diventando veramente un role model, no, per tutti i miei stakeholder, sia interni che esterni. E poi devo essere anche un bravo networker, devo essere bravo nel gestire relazioni in modo tale che poi quelle relazioni possano portare dei benefici di business per la mia impresa. Quindi, secondo me, questo è il ruolo che deve avere il manager. Sicuramente deve, da un lato, avere coraggio, perché ci vuole coraggio, perché tutto questo chiama per un'esposizione pubblica del manager, e non tutti i manager sono disposti a. Due, competenze del manager, ma anche del proprio team. Tre, una capacità anche strategica di andare a scegliere i giusti strumenti e portarli avanti con le 3C. Quindi, quali sono le 3C? La costanza, la chiarezza, che spesso non c'è, e poi anche la coerenza, perché quello che va molto anche un po' a creare difficoltà è la schizofrenia. No, oggi dico una cosa, domani ne dico un'altra. No, bisogna essere anche coerenti rispetto a una linea che abbiamo preso, perché questo poi porta le persone a seguirci rispetto a quelli che sono le nostre strategie. Senti, questo è interessante, perché spesso invece molti nostri imprenditori, secondo me sbagliando, ma proprio per mancanza di tempo, quindi non è neanche un errore, è proprio la mancanza di tempo, costringe i nostri imprenditori a fare un passo indietro rispetto a quello che è l'azienda, quindi a rimanere sempre un po' dietro all'immagine che è quella istituzionale dell'azienda. E invece, effettivamente, il verbo del manager, il verbo dell'imprenditore contano, perché tu guardi negli occhi una persona quando vuoi sapere se è una persona a cui dare fiducia, a cui attribuire reputazione, no? Non guardi negli occhi una struttura, perché una struttura in sé non esiste, non puoi guardare negli occhi i fusilli della barilla, no? Mi spiego? Quindi questo secondo me è molto importante, questa cosa deve passare come concetto di coinvolgimento, è una delle parti del gioco che deve fare l'imprenditore, cioè è un suo ruolo. Non basta sicuramente questo, come dicevo, portare risultati è la cosa più importante, però sì, bisogna essere, e le persone chiedono sempre di più di interfacciarsi con altre persone. Ma questo per dirti, e in tutte le aziende, per darti un'idea, noi abbiamo un osservatorio, no, dei CEO più seguiti su LinkedIn, abbiamo studiati anche da un punto di vista di stili comunicativi. Per darti un'idea, quello che è più seguito in Italia è Stefan Winkelmann di Lamborghini, che ha addirittura 114.000 follower, che per chi vuole approcciarsi come manager a LinkedIn crea un po' quest'ansia da prestazione, no? Però è comunque una grande azienda ed è un personaggio che è da tanti anni, no, sul mercato, ed è un personaggio molto conosciuto nel settore, che oggi viene visto con interesse un po' da tutti, no, come un punto di riferimento. Quindi è un qualcosa che, tra l'altro, ecco, per rispondere a quello che stavi dicendo, non deve impaurire, cioè nel senso, noi abbiamo adesso la fortuna che abbiamo tanti esempi. Dobbiamo scegliere quello che più ci, in qualche modo, più affine, che sentiamo più affine, e iniziare a provare, iniziare a testarci anche, no? Rispetto a una comunicazione esterna. Assolutamente sì. Ricordandoci che non è solo una comunicazione esterna, perché ormai si è abbattuta totalmente la barriera. Quindi su LinkedIn ci vedono i nostri dipendenti e ci vedono anche tutti quegli altri stakeholder di cui abbiamo parlato prima. È così, è così. Senti, dobbiamo andare a chiudere, quindi ti chiedo quanto la reputazione influisca sulle vendite e sulla competitività di un'azienda. Tanto, perché può, in realtà, può farci comunque prendere il volo, soprattutto se siamo una realtà nuova, giovane, no? Oppure anche che siamo sul mercato da tanto tempo, abbiamo bisogno magari di rilanciarci, di crescere ulteriormente. Quindi è un qualcosa che sicuramente è estremamente importante. Pensa che
Addirittura, sai che quando si studia all'università, no, ci sono le 4P del marketing, no? Adesso, proprio ormai i nuovi modelli ne aggiungono altre e pensa che tra le varie, diciamo, P ci sono anche, per esempio, persone, abbiamo appena parlato dei manager. E i processi di cui abbiamo parlato prima. E quindi, per quanto riguarda i processi, per esempio, per darti un'idea, oggi la trasformazione digitale è un qualcosa che sicuramente sono certo, è un tema che trattate spesso, no? Quindi la trasformazione Assolutamente. digitale è un qualcosa dove, che passa proprio da tutto questo, cioè da fuori fa reputazione, perché c'è un aspetto, l'aspetto dell'innovazione oggi passa anche molto da lì, no? Trasformazione digitale significa nuove tecnologie, significa una cultura aziendale che evolve, no? Che arriva dal management, perché è il management che deve spingere tutto questo. Che indica, Significa certo. percorsi di formazione, significa un modo diverso di approcciare tutto, dall'amministrazione alle risorse umane, dai nostri impianti produttivi, un po' tutto. E anche qui, in realtà, poi adesso, se vuoi, anche qui ho un'altra survey di Osservatorio Digital Innovation in collaborazione con Capterra, anche questo è molto, molto recente, la leggo anche per una questione anche di tempi, almeno vado rapido. Solo il 21% delle PMI ritiene di essere molto avanti o a buon punto nel percorso di trasformazione digitale. Un ulteriore 36% afferma di stare puntando maggiormente sul digitale anche in risposta alla crisi da Covid-19. Però, attenzione, rimane una buona parte di imprese, stiamo parlando del 43%, che continua a mostrare delle resistenze legate o a costi troppo alti o al fatto che il digitale sia marginale per il proprio settore di attività. Questo è incredibile. E questo è Questo è incredibile incredibile. ed è un peccato perché sia sul territorio italiano che se ci vogliamo aprire all'estero, questo fa reputazione da tanti punti di vista perché impatta sui nostri prodotti e servizi, impatta su quanto siamo percepiti come innovativi e impatta su cosa? Anche sulle nostre performance, perché Certo, e su diciamo tutta la catena del valore, peraltro, è su tutta la quindi catena del valore. efficacia, efficienza. Interna, esterna, business, comunicazione, impatta su tutto. Quindi di questo non avevamo parlato e ci tenevo magari a chiudere anche con questo perché è sicuramente qualcosa che non possiamo più ormai dire il digitale, no, non lo faccio. Eppure c'è ancora chi la pensa così e poi il rischio qual è? Che scompariamo dal mercato. Eh sì, finiamo fuori dalla rete, finiamo fuori dai radar, come si dice, per usare un vecchio termine, però assolutamente adatto alla circostanza. Io ringrazio per questa puntata sulla buona reputazione Stefano Chiarazzo, consulente di reputazione aziendale e comunicazione digitale. Grazie molte di essere state con noi, di aver dato un consiglio, anzi tanti consigli alle nostre aziende che speriamo li abbiano colti fino in fondo, perché in effetti c'era davvero molto in ciò che ci hai detto e va tutto molto poi ponderato, misurato, commisurato anche alla propria realtà. Io vi do appuntamento invece alla prossima settimana, ci ritroveremo alle 17:30, questa volta parleremo di mercoledì prossimo e parleremo insieme a due esperti del settore di un male che sta affliggendo in questo momento l'Italia e il mondo. Stiamo parlando dell'inflazione e le sue conseguenze sulle aziende e sulle piccole e medie aziende in particolare. Grazie della pazienza, grazie di averci seguito e speriamo che sia stata una puntata divertente e interessante. Grazie Stefano e buona Grazie giornata. e buon lavoro.